Eccoci qui al resoconto finale, come facciamo ogni anno quando c'è l'evento Emotion. Quest'anno si intitola Believe, Il tour, sì, intitola Believe. il tour che abbiamo appena finito di vedere, diviso in 2 giorni, uno per il padel e l'altro per il beach tennis. Il padel si è svolto al Mon Club sabato, e mentre il beach tennis si è appena svolto qui nell'arenile del Kalasvewa Beach Club. Come di consueto, ormai tappa fissa Termoli è diventato un punto di riferimento, come diciamo anche nelle precedenti occasioni, con Matteo Carponi che è il patron di questa iniziativa. Poi c'è anche Francesco, il suo collaboratore più fidato, il suo mentore. Ignazio Allora, Vesti. come possiamo dire quest'anno questo Tour Believe, che appunto è stato davvero molto interessante? Un bilancio, se ci possiamo fare questa cosa, visto che è appena terminato. Il To Believe è in pieno svolgimento, poi quest'anno veramente stiamo toccando tantissime città nuove, oltre che le conferme tradizionali, tra cui proprio Termoli, che per noi, insomma, ogni volta venire a trovarvi è come sentirsi a casa. Il tour sta andando molto bene e moltissime presenze per quanto riguarda la parte padel in piena espansione, un grande coinvolgimento anche grazie all'inserimento all'interno del Tour Believe e della Domina Padel Experience, per cui queste 7 tappe nazionali che con bellissimi premi in palio, viaggi, weekend, soggiorni in bellissimi resort, che stanno deliziando e coinvolgendo davvero tantissimi appassionati. Qui a Termoli ieri ci siamo visti con il maschile e con il misto al Mon Club, con una importante presenza sia per quanto riguarda la componente maschile che femminile, nonostante le temperature davvero hot di questi giorni. Per cui ringraziamo i tanti appassionati che hanno sfidato veramente un caldo importante ieri e hanno giocato fino alla sera. E oggi ci troviamo qui per il tradizionale appuntamento di beach tennis con una mattinata che è stata dedicata ai ragazzi, che tra l'altro il movimento del beach per quanto riguarda gli under 10, 12, 14 lo vediamo anche in crescita qui a Termoli, qui tantissimi ragazzi e anche ragazze di quella fascia di età hanno partecipato questa mattina, concludendosi poi con genitori e figli, che è sempre un bel appuntamento che coinvolge un po' le famiglie. Beh, vederli così, soffrire così, diciamo sportivamente parlando, sotto il sole, che veramente in questo weekend sta diventando quasi insopportabile per le persone normali, figurati sotto sforzo, sotto diciamo adrenalina sportiva, che cosa può essere? Però alla fine non hanno fatto una piega, mi sembra di aver capito. Poi ci sono gente davvero, anche dei professionisti, possiamo dire così, perché abbiamo visto. Per esempio, c'è adesso Mastrangio Alberto che stava duettando con Perricone, con Panico, che sono le star di Le questo, le coppie coppie star. tradizionalmente forti qui a Termoli, bello che c'è anche un mix di coppie interessanti che sono arrivati dall'Emilia Romagna e dal Veneto, per cui oggi sicuramente l'esito finale non è così scontato e penso vedremo delle semifinali e delle finali davvero, davvero interessanti per quello. Matteo, questa tappa di Termoli, che tappa è la numero? Allora, come tappa del Tour Believe è la tappa numero 12. Sì, la 12. Il tour terminerà il 14 e il 15 di dicembre e venendo via da Termoli fino a quella data, ogni weekend saremo tra Palermo, Catania, la Quindi tu Croazia. adesso riparti per il Veneto, ma se il Sì, prossimo sì. weekend dove ti trovi? E poi siamo a Parenzo, in Croazia. Vabbè, diciamo, non tanto lontano dal Esatto, Veneto, sì, non un è po' un più viaggio vicino a noi, massacrante, poi insomma. ci sarà una tappa a Palermo, dove quella sarà un po'. Poi ci spostiamo in Veneto tra Verona, la Lombardia, a Brescia, poi c'è questo grosso appuntamento dal 17 al 24 di novembre dove saremo a Sharm el Sheikh per il torneo dei campioni con i vincitori lì, abbiamo già tantissime adesioni e poi a 14 e 15 dicembre Believe si chiude, direi che è proprio al limite Bene. Speriamo della che chiusura Termoli possa dell'anno. recitare una parte anche in questo caso importante, Direi speriamo. proprio di sì, anche perché stiamo elaborando dei progetti davvero interessanti per quanto riguarda il 2025 proprio su Termoli, visto che insomma sono molto legato a questo territorio per tanti motivi e negli anni per i rapporti e le amicizie che si sono sviluppati, per cui
si sta evolvendo un progetto interessante di valorizzazione del territorio termolese, no, che parte proprio sia dalla parte collinare fino al litorale, e proprio anche in ambito sportivo, che esuli dagli sport di racchetta. Senti, tu mi parlavi di una sorpresa, era sì, questa la sorpresa? Questa qui, nel senso, nel 2025, nel 2025 stiamo lavorando per vederci in delle situazioni sportive e turistico-conviviali anche al di fuori del beach tennis e del padel. Mi sembra di capire che volete, nelle intenzioni, far diventare quasi una capitale del padel e del beach tennis Termoli? Quella stiamo già catalizzando questa cosa come centro di riferimento del centro-sud Italia, per quello. Però questa è una città, è un territorio che ha tantissimo da offrire anche per altri ambiti sportivi con i quali stiamo avviando delle collaborazioni e con i quali portare un evento che valorizza ancora di più le bellezze di questo territorio, dalla parte collinare alla parte balneare, sicuramente sarà un bel progetto. Chiudiamo con una battuta: se non fosse che tu sei preso da questi progetti sportivi che ti portano in giro per il mondo, diciamo ormai, quasi quasi ti promuoveremmo promoter per turistico termolese, perché tu ci stai facendo davvero uno spot pubblicitario della nostra città interessante. Grazie. E questo che ci hai appena detto ci riempie anche di orgoglio, tra l'altro, cose. Quindi allora, oramai sono un ambassador. Allora, grazie per tutto questo, grazie per quello che fate anche per ravvivare un po' anche l'estate termolese. E noi ti auguriamo buon ritorno a casa, ma comunque ormai siamo diciamo in contatto con un filo diretto continuo. Con piacere, e grazie a voi sempre per l'attenzione che ci dedicate, e un arrivederci sicuramente a presto.